Tante volte in Italia si è sceso in piazza per la Palestina, eppure i massacri continuano, l'occupazione continua. Qual è la speranza che c'è nel popolo palestinese? Beh, questa volta noi abbiamo deciso una parola di ordine, perché vediamo che hanno risposto la società civile a questo appello, perché è l'unica soluzione dal nostro punto di riferimento, dal nostro punto di vista come comunità palestinese, che qui in Italia dobbiamo chiedere fortemente tutti, è la fine dell'occupazione, è la fine dell'occupazione, il diritto del popolo palestinese a una sua autodeterminazione. Ma è possibile ottenerla per via pacifica, con le manifestazioni, con la mobilitazione? Assolutamente sì, anche per le esperienze che noi sappiamo, se comunque c'è un realmente impegno serio della società civile, dei partiti, dei governi realmente che proteggono il diritto dell'uomo, e secondo le risoluzioni dell'ONU noi non chiediamo altro che il nostro diritto. Qualsiasi soluzione non può andare a buon fine finché che esiste l'occupazione. Tu sei italiano? Come vedi la posizione del governo italiano sulla questione palestinese? Guarda, noi quello che chiediamo agli stati in generale, Italia compresa, no? Che in questo mondo non si può andare avanti così. La Palestina è occupata da 67 anni, è la più lunga occupazione che vediamo in questo secolo. È ora che in questo mondo ricominci un equilibrio, un indirizzo, un'indicazione diversa, perché uno sbilanciamento in questo modo lo vediamo nel Mediterraneo, quanto ha creato di vittime nel mare, lo vediamo nella povertà, nella miseria, lo vediamo in un sistema che vale più una banca che 100 famiglie. E chiamato il governo italiano con forza di rispondere ai requisiti che devono rispondere a quello che la gente vuole, i popoli lo vogliono. Manifestazioni come queste vengono viste dai palestinesi che resistono a Gaza, in Cisgiordania, in Libano? Sicuramente noi palestinesi capiamo benissimo la sofferenza della nostra popolazione che vive nel Libano, in Siria, in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania. Questo è un segnale anche per dire a loro che noi siamo con voi, noi cerchiamo di sostenervi nella vostra dura battaglia, dura lotta contro un esercito tra i più potenti al mondo. Sappiamo benissimo che militarmente Israele è più forte, ma sicuramente la volontà e la voglia grande di questo popolo un giorno vincerà questa difficile battaglia, Israele ne uscirà sconfitta. Israele si presenta come vittima degli attacchi palestinesi, dei missili che partono da Gaza. Voi cosa dite? Noi diciamo che questo è falso, perché Israele comunque sempre finge con l'olocausto, finge con... In che senso finge con l'olocausto? Finge perché strumentalizza, perché comunque lei strumentalizza qualsiasi cosa, lo strumentalizza perché sa benissimo che è appoggiata e ben tenuta dei forti poteri a livello internazionale, e noi comunque penso che riusciamo a sconfiggerla solo con la volontà della società civile, della gente che realmente ama e vuole una pace nel Medio Oriente, soprattutto secondo le risoluzioni dell'ONU che prevedono la fine dell'occupazione principalmente. Israele si presenta al mondo come vittima degli attacchi dei palestinesi? Ecco sì, è questa proprio che arriva a noi, arriva a tutto il mondo, che Israele è la vittima del popolo palestinese, che il popolo israeliano è soltanto una vittima, invece che il popolo palestinese è stato tolto dal suo territorio, è stata tolta la casa a un palestinese che non c'ha niente, c'ha una casa, è stata tolta, le è stata tolta il terreno, è stato tolto tutto, persino la vita, persino tutto, persino la libertà, però questo è tutto al contrario, la vittima è sempre Israele e sempre gli israeliani. Noi non siamo contro Israele, non siamo contro i cittadini israeliani, noi vogliamo che Palestina sarà libera, avrà il suo terreno, avrà il suo paese, i palestinesi saranno liberi, avranno la loro libertà, avranno il loro paese, vivano come viviamo tutti noi, come tutti i popoli del mondo. Sara, tu ti senti anche palestinese? Beh sì, lo sono per metà. E come vive la seconda generazione questa situazione dell'occupazione, delle violenze, degli attacchi alla Palestina? Beh, sicuramente non bene, anche perché io ho dei cugini in Cisgiordania, quindi pensare a loro è un motivo anche di forte preoccupazione vista la situazione che c'è nei territori. Speriamo ovviamente che
anche se ha una speranza purtroppo remota, perché viene continuamente smentita da quello che succede, che la situazione comunque vada migliorando. Cosa pensi di che dovrebbe fare il nostro paese, il nostro governo, il governo italiano? Penso che dovrebbe mostrarsi più in prima linea a favore del popolo palestinese, magari evitare di mantenersi in una posizione tra virgolette neutrale, perché di fatto non è così, cioè bisogna schierarsi. Io penso che il movimento italiano, il movimento anche per la giustizia, che lotta per la giustizia in Italia, è chiamato oggi a far parte della lotta internazionale per la giustizia nel mondo e far voce attiva. Noi l'investimento che abbiamo fatto sempre è nella gente semplice, nei lavoratori, nelle persone che vogliono la giustizia sia qui in Italia che all'estero. E assieme a quella gente lì noi pensiamo di investire per un futuro migliore. Signora ambasciatrice, perché è importante questa manifestazione? This is the manifestation to support the independence of the state of Palestine. This is very important for us as Palestinians to feel ourselves that we are not alone in our struggle, and we are looking for our dignity, we are looking for our freedom, and we are looking for that the international community help us. Yesterday, President Yasser Arafat, President Abu Mazen, have his speech in the General Assembly, and we have that this speech will get an echo in the international community, and that this speech will have some decisions later on, because what we need is an independent state, as all the people they are having. What we need, that our children should have some freedom and should have the future and should have their dreams as other children, not as what happened in Gaza in the last 51 days of aggression of Israel. So we need this day to be added on each and every place in the world, so they can help the Palestinian people pacifically to get into our independent state. This is what is the aim of our leadership, and this is the aim of the speech of President Abu Mazen yesterday in the General Assembly. We need pacifically to get our state, but if the international community does not respond, there is many choices.